Amici e amiche, buonasera, ben ritrovati. È lunedì sera, come ogni lunedì puntuali, come non mai alle 21:30, Siamo qui sulla pagina Facebook di Only for DJ per il nostro DJ Talk, il nostro appuntamento di una chiacchierata che facciamo ogni settimana con i grandi ospiti che abbiamo, grandi protagonisti del mondo della dance italiana e internazionale. Sono DJ, sono produttori, hanno una, una, visual, una visuale a 360 gradi su questo mondo. Questa sera c'è il mio filo compagno Davide, eccolo qui, direttamente da quella di Cagliari, lo ritroviamo dopo la scorsa settimana. E, e questa sera Davide abbiamo una, un graditissimo e grandissimo ospite. Eh, diciamo già che sarà una, sera, una una puntata ricca di argomenti anche perché con lui. Pregna di argomenti, anche con lui abbiamo già eh, chiacchierato a lungo. Abbiamo già e, fatto una puntata. Abbiamo <ride> fatto una mezza puntata eh, giusto per eh, vedere come andava tutto il collegamento. Eh, lo presentiamo subito, a te Davide, le, la, la parola. Vai. Sì, questa sera abbiamo ospite un DJ, produttore di musica house, chill out, insomma tantissime cose, tantissimi progetti. Eh, stiamo parlando di Ferdinando Opera. Che, ecco amma, ragazzi. Ciao Fabio, ciao ah, Davide, ciao, tutti. Ciao, ciao buonasera. Ciao, ciao, ciao. ciao. So, Ferdinando, Fai benvenuto, io... ben trovato. Uh, abbiamo detto, uh, come stava dicendo Davide, uh, sei, sei una, una cassaforte di, di, di argomenti e sei una cassaforte di, di, di tante cose, quindi uh, Davide... Eh, come al solito inizia la, la nostra avventura di questa serie poi gli argomenti verranno fuori da soli senza nessun problema Vai. No, Allora innanzitutto ci tengo a, a dire come ci siamo conosciuti io e Fernando perché grazie a un nostro amico, il grande Fazzo, Fazzo Lari che ai tempi era PR del Calica eh, una sera mi disse, guarda voglio portare un DJ di radio Kiss Kiss bravissimo, mio amico, voglio che fa una serata insieme a te e quindi ci siamo conosciuti in metà degli anni 90, adesso non mi ricordo l'anno preciso, e abbiamo suonato insieme una, abbiamo fatto una serata e poi ci siamo un po' persi di vista, però poi ci siamo ritrovati con i social e quindi eh, ci siamo sempre comunque tenuti un minimo in contatto. E poi, visto che adesso stiamo facendo queste queste, queste chiacchierate con DJ, produttori italiani, ho pensato di chiamare anche lui. E quindi stasera è qui con noi e Fernando ci racconterà innanzitutto come fanno tutti, come, fanno come, tutti. Hai, come, come hai iniziato Beh, innanzitutto ti, vi ringrazio insomma, per l'ospitalità eh. che mi state dando questa sera in questo. Uh, talk uh, che scopro adesso perché voi in realtà eh, noi ci conosciamo da tempo ma è relativamente poco che ci siamo un attimo ripresi eh, grazie soprattutto ai social e, e quindi ci tenevo a ringraziarvi per questa opportunità che mi state dando insomma di essere vostro ospite gratitissimo ospite grazie eh, grazie, grazie. Eh, come ho iniziato <ride> bisogna andare agli albori in realtà mh, non è nato per caso questa cosa perché eh, dobbiamo anche dire che quando abbiamo iniziato noi, ahimè purtroppo tanto tempo fa, eh, non esistevano tutte queste tecnologie che appunto ci sono oggi, per cui innanzitutto era molto più eh, difficile eh, praticare questa professione perché... Per, suonare, per comunque andare a eh, praticare nelle, nelle discoteche, fra l'altro non tantissime, perché all'epoca le discoteche erano eh, un numero ristretto, per cui eh, anche questo era insomma, eh, un po' eh, un handicap per chi voleva comunque iniziare a suonare. Ma io in realtà ho iniziato con eh, il famoso eh, Sharp 9696, perché era il mio, il mio, la mia autoradio, la mia radio a cassette tipo i, i, quelle, quelle radio che usavano sai gli americani esatto. all'epoca eccetera eccetera e niente. Con, con la doppia cassettina che già per l'epoca era una cosa non so, un po' fantascientifica, eh, ascoltavo la radio, registravo la canzone, poi mettevo pausa e poi la riattaccavo quando ascoltavo un'altra canzone che mi piace. Quindi una prima prova di, di mixing molto artigianale. Da lì poi è nata la, una vera e propria passione perché eh, ho cominciato ad appassionarmi a insomma a questo tipo di. Eh, di, eh, di Professione, chiamiamola così, e ho cominciato chiaramente a comprarmi le prime le, la prima attrezzatura, cioè i primi piatti, i primi mixer. Eh, eh, All'epoca, insomma, mi ricordo che i miei primi 1200, che sono ancora i 1200 che ho in questo momento, quindi parliamo di oltre 35 anni. Sì, due sì, hanno resistito e non, e non si muovono di una virgola. Eh, mi ricordo che me li feci portare dal mio cugino che all'epoca era un importatore e eh, andava spesso in Cina, per cui li pagai proprio una cifra irrisoria, perché all'epoca, insomma, poi c'era questa importazione che loro facevano di, so, di cose loro, di un giocattolo, di cose, insomma, roba del genere. E quindi poi aspettai un mese e mezzo che arrivasse al contrario e mi arrivarono questi 1200. Io ero proprio felicissimo. Mi comprai il mio primo mixer che era. Se non, se non mi ricordo bene, un outline, una cosa del genere. E di tipo poi ho cominciato a comprare i vinili, perché purtroppo prima per fare questo, questo lavoro, questa passione, bisognava comprare eh i dischi e non c'erano né gli MP3 né, né, né insomma eh, i CD e roba varia. Per cui, piano piano è cominciato, le prime feste, eh, e poi ho avuto eh, praticamente eh, un'occasione tramite un amico che lo ringrazierò sempre perché è colui che mi ha dato il live, Michele Maraniello, un DJ eh, dell'epoca. Molto bravo, molto forte, che all'epoca lavorava a Radio Marte e mi introdusse lì a Radio Marte. E da lì poi ho iniziato a fare radio perché in realtà io non ho iniziato a fare il DJ nei locali, io ho cominciato a fare il DJ radiofonico. Per cui ero primo te prima tecnico e poi sono passato a fare il DJ. È stata e... proprio la, la classica gavetta: dai. la classica gavetta, le classiche prime feste private dove tu comunque facevi un po' di gavetta giustamente. Eh, fin quando poi mi chiamarono mi chiamò la famiglia Nespolo, non quella di Radio Chischis ma i cugini che avevano un locale molto importante a Napoli e mi chiesero se volevo lavorare lì eccetera eccetera sempre tramite insomma eh, amici in comune e da lì ho iniziato praticamente a fare il digivere proprio nel locale, il locale si chiamava il Tongo, non me lo posso mai dimenticare eh, devo pure molto a loro perché mi hanno dato insomma questa opportunità eh, pensa che facevo Penso lavoravo 300 serate all'anno okay. su 365 giorni, è una cosa che se ci penso ancora oggi chi mi ha dato la forza non lo so, Completamente poi da lì è iniziato, è iniziato, yeah. sì, lì è iniziato tutto il percorso poi che ho fatto, eh, sempre parlando radiofonicamente sono passato eh, a Radio Chischisse, Direttamente dal, dall'essere un DJ di un locale a Napoli, catapultato subito in diretta nazionale su Radio Chischis. È stata un'esperienza un incredibile perché ti racconto un aneddoto: che eh, la prima volta che fui chiamato la sera prima per la sera dopo, dissi guarda, domani sono Marcello, così Marcello Nespolo, che era uno dei, dei DJ, figlio, nonché proprietario eh, di, di Radio Chischis e tutte le altre radio del gruppo Chischis. E mi chiamò, ed era un mio carissimo amico, eh, all'epoca io lavoravo per il Cugino, mi chiamò e mi disse, guarda, domani sei in diretta su, nel disco live. A me mi, ma come, cioè non la mi bolla, sembrava per vero, perché, sì. perché per me era un per sogno, sì. giustamente, in diretta nazionale. E, e lì, di per lì, fui: sai, sei preso dall'eforia, eccetera. Poi quando la sera, la diretta cominciava alle sette, finiva alle due di notte. Quando la sera eh, cominciava la diretta, alle sette, mi ritrovai praticamente a mettere i rischi. Mai preso un microfono in mano, per cui cioè, mi ritrovai Marcello: Guarda, disse, tu devi fare ogni quarto d'ora, devi fare un intervento, sai, dove dici? Ciao, se il disco live, era di okay. sono Fernando Opera, questo e quell'altro, cioè, cioè, sai come se fosse intrattenimento radiofonico ogni quarto d'ora, sai, tra un messaggio e l'altro. Io ho preso il microfono dopo un quarto d'ora che avevo iniziato, ti giuro che mi tremavano le mani e non proferì parola. Cioè, alzai il custode. <ride> No, L'unica cosa che mi viene da ridere, sai perché? Perché poi a distanza di anni è una cosa che ti, insomma, ti fa sorridere, ma all'epoca, cioè, in quel momento era una tragedia immane, perché io ero consapevole di essere in diretta in tutta Italia, tutti blocchi psicologicamente, eh sì. per, chi non fa, per chi non ha mai approcciato a questo sì, tipo sì, di situazione eh. probabilmente è, è così, per cui io aprì il cursore praticamente del, del microfono e rimasi così come un fesso per circa due minuti, dopodiché le uniche parole che mi uscirono buonasera, sono Fernando Opera, questo è il disco live. Il nome lo Il nome me lo ricordavo, il programma me lo ricordavo, dopodiché <ride> dicevamo. No, per... Sbasta, <ride> non lavoro più, è finita questa sera poi da lì chiaramente tutto eh, il, cioè. sì, mi sono sciolto per cui poi ecco, abbiamo fatto eh, un 15 anni di disco live ad alto livello, ci siamo divertiti abbiamo fatto serate in tutta Italia è stata una bella esperienza che ho proseguito poi con il gruppo sempre Ghis eh, lavorando circa 26 anni poi a Radio Ibiza che è un'altra realtà regionale però è una radio esclusivamente dense per cui insomma eh, radiofonicamente c'è diciamo, stato questo, questo switch dal network a Radio Ibiza che comunque ci ha permesso e mi ha permesso di, di lavorare tantissime eh, volte in quasi tutti i locali della campagna. quindi diciamo che io per 25 anni radiofonicamente parlando ho fatto un'esperienza molto, molto 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 bella eh, oggi invece mi dedico a, radiofonicamente parlando sono, sto collaborando con eh, Papa DJ che è il DJ del Buddha Bar di Monte Carlo nonché il DJ che fa praticamente il programma missato su Radio Monte Carlo Buddha Bar appunto eh, il sabato sera e, eh, ho un mio programma praticamente missato ogni giorno random per cui c'è questo DJ set che va a Tutte le ore sono innumerevoli di G7 su Buddha Bar Radio di Radio Monte Carlo, però sul, sono le radio web di Radio Monte Carlo. Per cui oggi mi sto eh. dedicando a fare questo tipo di, di situazioni: dal uh, funk, chill out, uh, deep, uh, disco, un po' di tutto. Insomma, uh, mi diverto perché oggi questa è la musica che io sto proponendo. E mi fermo, eh. e C mi fermo. <ride> Vai, sono, sono tante... No, 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 no. Mi, mi, mi faceva sorridere prima l'aneddoto del, del microfono aperto e non Ma guarda, senza voce perché a fianco a te l'inquadratura no, no. Perché siccome l'ho già raccontato lui... una volta, poi se no rischiamo un di ripetere. Però... No, no, vabbè. Un, un aneddoto no, no, che, no, che aneddoto. è legato a Davide. Infatti, eh, mi, mi scappava eh, da ridere perché ripensavo a quello che è successo microfono. a me, no. Quindi Perché era... a me, se mi dici di mettere dischi, te li metto anche per quattro giorni consecutivi e non, eh, non ho problemi. Se però mi dici di aprire il microfono e parlare, per me è, è, Quello, è, è come ero, se mi stessero violentando. A, e quindi lui <ride> parlava per me, me, solo per dire: no, c'era da spostare una in macchina. Realtà, guarda, poi nel tempo ho capito che ehm, è una condizione comune a tutti quelli che in realtà non hanno mai eh, parlato diciamo, eh, al microfono, al cospetto poi dipende chiaramente, eh, se soprattutto se è radiofonico, di un pubblico che sì è vero tu non vedi, perché in realtà tu c'hai il microfono e magari hai il conduttore a fianco che ti, che ti spalleggia e fa le domande eccetera, però è la condizione, cioè di, il fatto di sapere che tu stai parlando in realtà ad un microfono ma tecnicamente stai parlando a una vasta gamma di persone eh. che in quel momento ti sta ascoltando eh, Sì, sì, eh, ma inconsciamente viene, tu e inconsciamente ti viene un lo, blocco lo psicologico eh, perché certo. cominci a pensare quello che devi dire come eh. lo devi dire cerchi di parlare bene perché poi magari capito non riesci eccetera eccetera ma no, ma è, bella. È, è la volta è che ti, ti blocca quello ti blocca blocchi. io ho visto poi tante persone durante gli anni insomma che ho passato in radio magari per la prima volta pure avere Difficoltà proprio a esprimersi, eh sì, poi sì, magari sì. c'è qualcuno che non, non se ne frega proprio, per cui, magari, va no, lì, eccetera. Hai capito? No, vabbè. Comunque, per raccontarti velocemente questo aneddoto, no. eh, è una serata che viene a mancare il vocalist l'altro si sentiva male. Quello non c'era, insomma, non c'era nessuno che potesse dire c'è da spostare una macchina classica. Sai, quando arriva il bigliettino, c'è una macchina messa male nel parcheggio, devi dirlo. Arriva Riccardo, mi porta il biglietto e mi dice: Davide, devi parlare, devi dire che c'è da spostare questa macchina. Io comincio a tremare, proprio tremavo, <ride> con 2000 persone, poi tu, al Calica ci sei stato, no? 2000 persone che stanno ballando, io avevo la, la cassa spia qui, convinto di aver tirato su lo slider del mixer del microfono, invece avevo alzato solo il volume della cassa spia e praticamente <ride> io abbassavo il volume della musica in pista. Ma non usciva niente. E si sente, e, e uno al microfono che faceva... Proprio effetto pesce, no? <ride> A un certo punto arriva Biagioni sotto e mi dice: Ma che cazzo stai facendo? C'è cioè, la musica vai via, per dirti, panico totale. Quindi, per me parlare al microfono era però... proprio E pensa che, però, il radio. Facevo programmi anche parlati con lui si facevano, no, non avevo sì, grossi sì, non problemi. La, Discoteca la, proprio me. mi bloccavo proprio con la gente anche davanti E poi, era... però poi comunque, eh, anche vivo ma... sì, sì, c'è sì. la gente davanti, e, eh, un altra, un altra sì, sì, è un'altra un'altra situazione. Eh, non fa per me quindi Do radio si parte me. dalla radio, si parte eh, con le, le prime discoteche e eh, il momento in cui questa è una domanda che anche spesso faccio ai nostri ospiti il momento in cui eh, hai detto eh, sono diciamo arrivato non si arriva mai okay, a, a qualcosa però ce l'ho fatta cioè, sono, sono dove volevo arrivare allora io mh, parto da un presupposto che eh, come hai detto tu nella vita c'è sempre da migliorare no? per cui non c'è mai eh, non c'è mai un punto d'arrivo perché nel momento in cui tu eh, arrivi a un momento artistico della tua vita dove puoi pensare che sia il più alto c'è sempre da migliorare in qualcosa perché nessuno è perfetto. Per cui eh, poi a me piace molto l'idea del confronto, capito? Non, io non ho mai posto la mia persona prima delle altre, anche quando magari ero in come si dice, eh, nella condizione di poter dire Io so, sono più in alto, magari io non mi sono mai posto in questo modo, sono sempre stato abbastanza umile perché eh, sono sempre stato rispettoso del lavoro mio e soprattutto cosa che eh, ho notato spesso. E ancora oggi purtroppo succede che quando vai nei locali, magari eh, tu sei l'ospite, eh, spesso il, il DJ Resident c'è sempre, è, è sempre una sorta di ostilità come se tu sì. volessi. Cioè, io, quando, io quando ho fatto il DJ Resident ho aperto la serata a persone, a DJ più importanti di me, ovviamente, io mi sono sempre... Ho fatto sempre gli onori di casa, perché io credo che comunque alla fine sia, sia giusto, perché tu stai ospitando una persona, tu sei il padrone di casa, fra virgolette, ed è giusto che ti comporti in maniera eh, educata soprattutto e fai gli onori di casa. Ma detto questo, eh, io non, non ho mai pensato a un punto d'arrivo, um, però ho sempre pensato, e è, ed oggi... Quello che sto facendo è proprio perché è diverso da quello che ho fatto fino a dieci anni fa. Io ho sempre detto che il giorno in cui questo lavoro non mi divertirà più, non mi darà più delle emozioni, io smetto di farlo, perché questo è un lavoro che ti deve dare emozioni. Cioè, la musica, suonare, mettere la musica, fare il DJ è una passione, non è un lavoro, è anche un lavoro per chi lo fa in maniera diciamo, assidua e continuativa. Però è una passione, cioè, questa è una cosa che ti deve piacere. Se non ti dà soddisfazione, se non ti dà emozioni, se non metti una cassetta e vattene via, cioè, allora io il giorno in cui... Non... Infatti io ho fatto una scelta ben precisa, io per circa 35 anni ho suonato davanti a 3.000, 5.000, 6.000, 10.000, cioè, ho fatto di tutto, dai festival al club con 50-100 persone. E ho abbandonato adesso questa, questa diciamo, uh, scena per dedicarmi a qualcosa di un po' più, um, come ti posso dire, un po' più ricercato, un po' più, un po più uh, di nicchia. Dai, un po più... no, no, non direi di nicchia, perché poi sai cos'è, eh, anche la scena si trasforma. Oggi non è più come vent'anni fa, capito? oggi il, la, musica, la musica commerciale, la musica house, cioè non ci sono più distinzioni, si è quasi tutto globalizzato. Allora c'è anche confusione da parte di chi propone la musica e di chi l'ascolta. Ti faccio un esempio banale: noi che dovremmo teoricamente proporre musica, no? se io apro un portale, perché oggi non esiste più il negozio di rischi dove io andavo. Per dirti c'era il, il DJ, il negoziante, che mi consigliava, che mi metteva i dischi da parte, cioè c'era un rapporto diverso con la musica. Tu praticamente c'era una ricerca, c'era una cosa. Oggi, già anche il fatto di fare ricerca su un portale, uno dei tanti, perché non è, è come se ci fossero mille negozi di dischi online. Ma c'è talmente tanta di quella roba, talmente tanta di quella confusione, anche di generi, perché non, non, si riesce, non si capisce bene, allora diventa molto più difficile per chi deve proporre e per chi invece poi ascolta capito? Perché chi ascolta, ascolta quello che tu proponi, ma non sempre quello che tu adesso vai a cercare può essere una cosa giusta. Capito? Allora io ho abbandonato un po' questo mondo per dedicarmi a qualcosa di un po' più glamour, un po' più eh, fashion, Sai, faccio eh, aperitivi, faccio i rooftop, faccio delle, delle situazioni che sono un po' più esclusive. Capito? Per scelta mia, non perché voglio sembrare eh, senso, più fashion o meno fashion, no, perché quella è un tipo di situazione che in questo momento mi diverte, mi fa stare bene rispetto a una situazione di mille persone che non lo so, non, non, oggi in questo momento non credo mi appartenga musicalmente, capito? Quindi, almeno, almeno in Italia, qui da, qui da noi, eh, soprattutto in Campania. Ah. Poi, insomma, no, no, ma penso che sia così: tutta può cambiare. In Italia, ormai, cambiare. Cioè. Però io fin quando mi divertirò, caro Fabio, non, non, non vi abbandonerò no, no, ma quello, mai. No, quello te, te, lo dice, te lo dice uno che, eh, alla mia veneranda età, continua a fare teatro, continua a fare serate appunto nei locali. Ma cose, è qui, giusto. Sono, Guarda, io, io occorre, non allora, se non, ho, se non ho la famosa farfalla nello stomaco prima di cominciare, vuol dire che non mi interessa assolutamente nulla. Quindi io l'altra la, sera. Tu, meglio sera. smettere. È giusto, è giusto, però l'altra sera io facevo una riflessione. Un Ragazzi, giro, un attimo, salutiamo, salutiamo un po'. Ho visto anche dei tuoi sì, amici, eh, allora sì, perdonami, adesso volevo fare un giro. Intanto, salutare uh, Alessandro uh, da ho Capri, ciao Ale, poi ciao Alexia, sì. eh, il, nostro, il nostro Daniele Daniele, eh, ormai il nostro fido, fido... seguace abbiamo Luca. Luca, salutiamo Luca, Luca Silviano, Mason e poi c'è anche eh, Gianluca che ci scrive Fernando, un signore della musica è una persona per bene. Quindi grazie Gianluca, ti saluti, abbraccio Gianluca, grazie sei sempre gentile. Beh, ma se non fosse ma, stata vogliamo... una persona per bene non era qui in diretta con noi. <ride> no. <ride> Come si dice, ricordiamo, eh, prima di dare la parola a Fernando, che la puntata, come tutte le altre puntate di DJ Talk, la trovate sulla pagina Facebook di Honor DJ. E anche sulla pagina di YouTube di Davide Buffoni, dove sono caricate tutte le puntate, e caricheremo anche questa. Ritorniamo a Fernando. Stavamo dicendo. Io mi sono perso eh, di cosa stavamo parlando. No, stavamo parlando appunto della situazione che lui diceva: Se non mi diverto, eh, non. Ah, okay, perfetto, in perfetto. questo momento preferisco. No, però suonare, però diciamo... volevo fare. Stavo facendo una considerazione, ecco. Appunto, ecco certo. e ci riflettevo qualche giorno fa perché insomma. Scrollando un po' le pagine di Facebook mi sono uscite delle date di alcuni DJ, eh, fra l'altro amici anche di Amici e Roba Varia, e, diciamo un po' la vecchia scuola: no? parliamo di Ralfa, parliamo di Massimino, parliamo di Flavio Vecchi, insomma. E mi, e mi dicevo, è gente che comunque, voglio dire, cavalca la scena da tempo, voglio dire, e, e ancora oggi, voglio, cioè sono persone che vengono richieste. E mi lasciava praticamente perpressa questa cosa, cioè, se oggi, se oggi quel tipo di, di, di musica, no? quel tipo di situazione, quel DJ, quel mood funziona ancora, no? Non lo so se appartiene più solo a quel, alla nostra generazione, io mi ci metto anche io dentro in questa situazione, e quindi ai nostalgici di quella situazione. Mm. O, io penso comunque, che non sia anche, anche un buon modo... cambio. No, nel senso che sì, è vero, ma ricambio generazionale non c'è, sai perché? Eh. Perché non è che ci sono delle, delle, delle nuove, diciamo, um, scene che però cavalcano quella vecchia. Loro fanno un genere che è rimasto esatto. che è rimasto, diciamo, unico, hai capito? E che comunque ancora esatto. oggi prende un tot numero di pubblico. Faccio un esempio banale eh, magari ci capiscono tutti eh, lo stesso Vega per dirti che fa quel genere ormai da sempre ma lui è identificato con quel genere musicale ok? però ancora oggi lui prende a un suo pubblico, hai capito? allora è come se non ci fosse stato un ricambio generazionale, ma le nuove generazioni affrontano un tema che è totalmente diverso, per cui partono direttamente da lì, hai capito? Eh. cioè se noi oggi, un po' la musica no, prende spunto quando si fanno le produzioni, e te lo dico te lo, ti parlo da produttore eccetera, guardando sempre un po' al passato, no? Chiaramente rivisitando le roba varie, non ho visto ho notato e credo posso anche sbagliarmi per la mia impressione, voglio dire, che proprio questo ricambio generazionale non c'è. C'è con le nuove leve che sono dei giovani bravissimi, io ho avuto modo anche di ascoltarli assolutamente. Mi è anche giusto che sia così che però hanno già una impronta loro, nascono già eh, è un po' come dire se nascevi nel 1970 avevi un'identità, se nasci nel 2000 nasci già col telefonino in mano, già con altre situazioni, cioè tutto corre più velocemente, capito? Sì, sì. Forse la lentezza, eh, l'unicità di quella che erano i nostri tempi, no? e parlo degli anni 90 soprattutto, è, è difficile poi riprenderla, è difficile poi eh, replicarla. Ecco, perciò mi allora, chiedevo, secondo, secondo me, se... era, era, era il tocco in più proprio di quei momenti lì. La, la lentezza di cui stai parlando, cioè, la, tante cose eh, che sono, sono state fatte, sono accadute, eh, eh, come si trovava la musica, andare a cercare i dischi, a comprarli, non avendoli a disposizione, magari cioè, aveva un DJ solo e lo andavi ad ascoltare quel pezzo e poi tu lo avevi dopo due mesi. Cioè, questa lentezza, secondo me, è quel, col, quel tocco in più che ha permesso di, di creare e avere situazioni. Gli irripetibili al momento, quindi nel senso sì, io è... guarda, ti, ti devo dire la verità: oggi c'è mm. tanta confusione. C'è tanta confusione, e forse oggi più di ieri è, è giusto poi che si valorizzi perché la musica, alla fine, oggi alla musica possono accedere tutti. Non è un'esclusiva solo di chi ha magari un capitale, può permettersi come all'epoca di spendere anche eh, 400 euro a settimana per comprare i vinili o le famose 300.000 lire, 200.000 lire, non lo so, eh, tornando ancora più indietro nel tempo. Oggi vuoi accedere chiunque, può accedere alla compra, scarica scariche, roba varia, per cui può fare questo. E, è determinante invece il modo in cui tu eh, metti la musica, secondo me, e anche soprattutto ehm, l'identità che tu crei della tua immagine immagine musicale, cioè nel senso che tu io ho sempre detto io ho il mio, mio modo di suonare, lo posso fare suonando da un tempo come posso farlo suonando certo, Deep certo. House certo. e la riconoscibilità del DJ e della sua musica la credibilità. rende certo. unico il, il personaggio cioè perché oggi tutti quanti possono scaricare la top ten del, dei, dei pezzi house ma è come li metti e in che modo li metti, è accoppiato a cosa li metti, che ti rende unico. Se li fai tuoi, nel tuo genere, nel tuo modo di, di suonare, nella tua creatività quando suoni, eccetera, eccetera, allora là, là hai vinto nel senso che hai dato un'impronta, se no un, non sei riconoscibile, non, non, sì. sei uno tra tanti, hai capito? Sì, sì, certo. È vero anche che la maggior parte dei locali oggi non guarda. Purtroppo, mi dispiace dirlo, non guarda al, al prodotto musicale. Oggi guarda solamente alla cassetta, per cui praticamente eh. pensano a fare cassetta. Quindi la musica, nella maggior parte dei casi, è, è un optional, per cui è difficile che fanno investimenti su, anche su un prodotto locale buono. Hai capito? Cioè, tendono sempre a, a dire: Ok, a noi ci interessa la, certo. la bottiglia al tavolo. Certo. Eh, scusate. La bottiglia al tavolo, eccetera, eccetera. Per cui eh, mi dispiace dirlo, ma nel 70% dei casi, purtroppo, la musica è andata in secondo piano. A questo se, no, no, Fernando, secondo te, una, una domanda: secondo te, se non ci fossero stati i due anni di, di blocco di Covid, i locali e quant'altro? Uh, avremmo potuto continuare ad avere dei locali dove poter proporre della musica oppure secondo te la tendenza ormai era no, quella dico, e, e, e il covid ha dato diciamo la mazzata finale Ma il, COVID ha dato, il covid ha dato la mazzata finale eh, mm però in un certo senso eh, ha ripulito anche un po' di, di situazioni marce, fra virgolette. Eh, quello che io ti posso dire, e che ho notato, è che comunque sia le cose sono cambiate tantissimo dopo il Covid. Cioè, almeno io ti parlo del, per conoscenza della, della mia regione, no? Voglio dire... Prima del Covid tutti suonavano, c'erano i loro locali, facevano chi house, chi techno, chi dip, chi eccetera, eccetera. Eh, io già facevo per esempio i rooftop, già facevo eh, gli aperitivi di un certo livello e compagnia bella, eccetera. Dopo il Covid, che cosa è successo? Vi ricordate che nel 2020, quando poi si sono, diciamo, fra virgolette, eh, riaperte le, tutte le frontiere di roba varia, i locali sono rimasti chiusi. Esatto. Non hanno mm. aperto contestualmente diciamo, mm. alla fine alla riapertura... la riapertura è avvenuta più tardi del post-Covid, per cui che cosa è successo? Che già tutte le persone che magari facevano questo per lavoro, io parlo sempre diciamo in generale, ma in particolare della mia regione, già tutti quelli che prima suonavano i locali, magari facevano house oppure facevano dip, hanno cominciato a fare i bar- hanno cominciato a fare l'aperitivo perché? Perché quelle erano le situazioni che in quel momento si potevano fare. I locali stavano ancora chiusi. Ti ricordi che avevano il limite? Sì, sì. Non potevano aprire. Per cui praticamente quello che poi era un settore, un mercato, una fascia di mercato all'appannaggio di chi veramente faceva quel tipo di musica è diventato poi di uso comune, perché l'unico modo in quel momento per poter suonare e fare della musica, sia da parte di chi la faceva che da parte di chi proponeva, nel senso come locali, no? perché giustamente anche un locale che non poteva aprire, poi ha dirottato verso un Lido, verso un... allora praticamente è diventato un mercato a cielo aperto, okay? Per cui tutti, tutti, anche chi suonava tecno, per dirti, ha cominciato a fare gli aperitivi, capito? Sì, sì, sì. Questa, questa, gli no, è, questa cosa qui ha determinato un po' ancora più confusione. Secondo me, hai capito? Perché alla fine non quello che già era un settore che secondo me stava andando a morire. Quello dei locali, perché parliamoci chiaramente, ragazzi, cioè oggi, eh, tanti anni fa, quando noi mettevamo musica, i, la musica, i ragazzi dai 14 ai 29 anni, 30 anni erano quelli che andavano a ballare, quasi tutti, nella maggior parte dei casi. Oggi i locali, cioè le discoteche, a meno che non fai il, il party di 5.000 persone, roba varia, ma oggi le discoteche sono appannaggio dei ragazzi. I adolescenti che non ascoltano più la musica sì, che esatto. mettevamo noi, ascoltano tutto altro tipo di musica, capito? Allora è cambiata un po' tutta la scena. Tutta la, la, la... Sì, non hanno, sì, non hanno neanche le orecchie allenate alla musica. No, ma non, non lo possono avere, sai perché? Perché sono cambiati i modi di approcciare esatto, la musica. Esatto, capito? Sì. Io facevo, ti facevo prima, parlavamo, ti ricordi, fuori onda, eh, io ho mia figlia che ha 17 anni, mia figlia non sa che cos'è una radio. Sì, sì. Cioè, mia figlia ascolta. Sì, sì. Spotify e YouTube. Basta, capito? Questo che cosa significa? Che quando poi hai la capacità e i mezzi di poter decidere tu che cosa ascoltare, perché se io oggi accendo uh, la mia radio e mi sintonizzo su Radio X, io ascolto quello che Radio X mi propone. Se apro Spotify, decido io cosa ascoltare. Per cui io, non è più, non è più un mercato è... di, di proposta, è un mercato dove io scelgo, e oggi i giovani è tutto così, cioè, sì, sono sì. tutti fatti in questo modo. Loro scelgono cosa ascoltare, capito? E non, 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 eh, non c'è nessuno che gli dice guarda, ascolta questa, ascolta quell'altra, ascolta quella, no, quella. Eh, Certo. È tutto pilotato, cioè i giovani oggi ascoltano quello, per cui tu non potrai mai avere una serata di musica house con un ragazzo di 15 anni, 16 anni, 18 anni, per dirti a meno che non sia non un appassionato di quel genere. Ma trovameli, esatto. trovameli eh, certo, e certo. li contiamo sulle dita di una certo. mano, ok? E allora è cambiata proprio tutta la scena, tutta, tutta, tutta. Io, perciò, preferisco fare questo tipo di situazioni, perché sono situazioni dove ecco le persone dai 30 ai 45 anni. Non sanno cosa fare e allora si rifugiano. la situazione è fatta per bene. Eh, locale tranquillo, la musica tranquilla. Eh, anche se proponi di pause, eccetera. Però è musica che non ti dà fastidio, capito? Che ti permette e certo. di bere, di stare con gli amici, capito? È il nuovo modo di, di approcciare alla musica delle persone grandi. Poi ci sono anche le serate che si fanno diciamo con le persone di un, uh, di un target di età che va dai 28 ai 40 anni dove comunque si propone anche house eccetera però quello già perché è gente che è preparata è gente che comunque ha ascoltato troppo. precedentemente quella musica e se vuole ballare quel tipo di musica ci sono delle situazioni che ti permettono di poterlo fare capito? però oggi il locale la musica commerciale, tutto questo, cioè secondo me, è diventato proprio un come si dice? Un calderone dove dentro sì. ci butti tutto proprio, tutto, 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 e a me sì, non sì, piace. Beh. Perciò, beh, ho fatto beh. anche io questa scelta di allontanarmi da quel tipo di situazione e dedicarmi a altre cose che mi piacciono ancora fortunatamente. Però ti ripeto: il giorno che non mi diverto più, appendiamo la sì, cuzia chioga. Salutiamo Enrico che ci scrive Quanti viaggi in auto con la musica di Fernando Opera e Marcello Niespo. Lo grazie Radio. Enrico, grazie mille. <ride> e poi c'era c'è anche un altro messaggio di eh, Domenico che ci scrive: grande, Sertanto, mimo, grande mimo musicalmente all'epoca si presentarono queste nuove sonorità era qualcosa di eccezionale che si percepiva con un interesse nuovo, per me dopo quel periodo ho notato che è tutto un interesse marginale più di quello che si è prodotto Non Beh, si vedi, può ecco, esempio, un abbraccio forte Domenico, Domenico è, un, è, un, è un DJ è un produttore, è stato un DJ, un produttore nella scena napoletana molto molto importante lavorava eh, alla UMM alla flying records eh, all'epoca ecco che erano anche eh, era un'etichetta importantissima dell'epoca e vedi anche c'è cioè, cioè difficoltà c'è cioè difficoltà a capire praticamente cioè a, a dare una situazione eh, come si dice diversa hai capito non le generazioni nuove non capiranno mai quello che era il mood che c'era all'epoca, capito? Perché all'epoca era quasi tutto magico. C'erano cioè, sì, le serate fatte in un certo modo, c'erano cioè, tante cose che alla fine poi ti creavano una situazione. Capito? Oggi la situazione non si crea, la situazione te la crea il locale a tavolino perché decide lui come deve essere capito? Sì, sì, no, invece il DJ, il DJ faceva la situazione, il DJ proponeva quella musica e la serata si faceva per andare a ascoltare quel DJ, capito? Oggi sì, sì, sì no, quello... si fare... cioè, è tutto cambiato, capito? Non è più come una volta, non, non c'è più il divertimento che c'era prima. Oggi ti diverti se hai cinque ragazze al tavolo, apri quattro bottiglie, fai vedere che sei charmant così, però non è, non è quello che intendevo, cioè... Ma, no, piace, eh, ma secondo piace. te, musical, musicalmente parlando, manca un po' di eh, diciamo cultura nel senso di ricerca di cose. Mm. No, o, no, mancano, o, mancano, o manca qualcuno che possa avere, come dicevi precedentemente, abituato già, magari la gente ad ascoltare determinata musica. Ma no. la cultura musicale, tu metterla, come la, come la formi? Cioè, Al... la formi. <ride> innanzitutto c'è una proposta. Perché se io non ho cultura musicale e me la devo fare, ok? Devo ascoltare, mi devo documentare, ma se diciamo, il, il mondo intorno a me non mi dà la possibilità sì. non mi dà la possibilità di, di ascoltare, di documentarmi, perché non c'è di fatto nessuno che propone quella cosa, ok? Oggi è difficile, me la posso fare io in base a quelli che sono i miei gusti musicali adesso poi c'è chi anche io conosco anche ragazzi giovani che magari eh, conoscono più pezzi di me eh, relativi alla musica anni 80 90 eccetera faccio un esempio banale però per farti capire però la maggior <ride> parte e ritorniamo al discorso se io prima avevo dei riferimenti okay, sia radiofonici sia anche dal punto di vista di, di produttori eh, che anche soprattutto di DJ perché il DJ prima quando Suonava e voi lo sapete perché siete stati, insomma, avete vissuto quell'epoca. Io mi ricordo che andavo spesso uh, in, um, in Emilia, a Regione a Rimini, mi andavo ad ascoltare i DJ più importanti, ascoltavo i dischi, cioè io andavo lì per ascoltare la musica sì, sì. e mi piaceva quello che proponevano. E spesso e volentieri, poi magari m, molti di quei dischi non ce li avevi perché, perché prima c'era l'esclusiva, allora prima compravi i dischi. Quindi se tu riuscivi ad avere dei dischi in esclusiva li proponevi, cosa che io non potevo avere, insomma, era tutto più. Eh, esclusivo fra virgolette ma questo rendeva la cosa più magica oggi è, è il solito discorso della domanda e dell'offerta no oggi c'è troppa 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 offerta troppa offerta cioè, oggi chiunque può offrire qualsiasi tipo di situazione ed è, è diventata una giungla per cui tu se riesci ad orientarti nella giungla e riesci ad avere e, e darti un minimo di, di identità tua musicale puoi magari riuscire ad emergere rispetto ad altri, ma sostanzialmente è molto difficile. Per questo io dico che chi, ma non con una punta di presunzione, chi come noi ha una cultura musicale eh, di anni, capito? oggi magari affronta diversamente le cose, perché comunque ha vissuto un'epoca che nessuno di quelli che oggi esce può aver vissuto e quindi può avere un'identità sua, però non sarà mai... Fra virgolette, magica, come erano. sì, sì. No, no. quello sì, assolutamente. Nel senso, eh, la, tu... le situazioni che si sono create, ovviamente non, non hanno più ragione, su... prego, prego. Tu Fernando, sul discorso, del perché qui si lega molto spesso anche il discorso del sai che poi se, si legge molto spesso su Facebook, sui social, no? questa cosa che le console, i controller digitali hanno favorito. Grande Savio, hai ragione. Oggi più DJ che cittadini. <ride> che cittadini. Bravo, Savio, hai vero, ragione. Vero, vero. È un po' come gli allenatori nel mondo no, del Anzi, No, dirò, ci sono, più DJ di, ci sono più DJ dentro la console, dietro la console, che in pista a ballare. Gente davanti, eh. pista ballare. Eh, ma qui, vabbè, entriamo in un discorso che facciamo ogni settimana. Eh, no, io volevo dire, tu eh, cosa ne pensi di quel, di quel discorso che si fa molto spesso che eh, il digitale, quindi i controller, eh, abbiano influito nel creare questi pseudo-digestori? Io, io, allora io spiego. Oppure... Ecco, okay. No, no, scusami se ti interrompo, però ho capito oh, no, la domanda no. che mi vuoi fare, ma spengo subito qualsiasi tipo di virgolette polemica, no? Perché spesso e volentieri leggo pure sui social eh, se suoni il vinile oppure metti il sync oppure cioè, metti Allora, io... Potrà... io voglio dire solo una cosa, ragazzi. Cioè, la musica è arte, ok? Allora adesso o la suoni con il vinile. Esatto, o la suoni con, sei... con il controller, o la suoni con il sync o senza il sync, quello che vale è il prodotto finale esatto. Okay. Tu allora non puoi dire che se suoni il vinile, cioè se suoni con il vinile, sei un DJ bravo, no? E Viceversa, se suoni con magari un tractor con il sync, come vuoi tu, con eccetera, eccetera, sei invece una schiappa. Non funziona così. No, Perché no. io, per esempio, che sono passati, sono passato praticamente dal vinile al CD al controller per dirti: OK, che dovevo fare? Non dovevo suonare più. L'unico certo. che ha sempre suonato, solo con il vinile, è Claudio Coccone. Claudio, certo. Okay. certo. Ciao Claudio, e praticamente, è praticamente è... ciao Pierluca. Ma l'altro proprio, Pierlu... proprio, proprio ieri era il suo eh, il ieri. Studio, sì, 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 sì. Ah, ma... Però ho capito, Claudio ha fatto una scelta io non, non mi sì, interessa certo, che io certo. sono col vinile. basta, ok. Eh, ma io non condanno, hai capito chi suona con il track? Per me sono se sei bravo, ok. No, anche, se perché, hai... anche perché ti devo dire, io, negli ultimi anni ho sentito dei set fatti in vinile veramente orrendi e dei set fatti con, uh, con il tractor o quello che vuoi tu guarda che il tractor paradossalmente quello che non capisce è la maggior parte del, del, delle persone che poi criticano questo, questo, tipo, questo tipo di uh, di DJing cioè il tractor paradossalmente è più difficile del vinile perché hai più possibilità di essere creativo Ok? mi spiego Cioè, con il vinile tu hai i piatti e un mixer ok? Finisce lì, la tua creatività eh, rimane eh. legata a due vinili, ok? Poi sei bravo o non sei bravo. Chi di... Io l'ho fatto, facevo gli scratch, facevo le cose, sai. Però sono cose che lasciano il tempo che trovano. Invece il tractor, per esempio, e comincia a mettere gli effetti e comincia a mettere i loop e comincia a mettere questo e comincia a mettere quell'altro. Là è... 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 diventa una è. tua vergura, ok? deve essere tu bravo, poi a modellare il pezzo che sta andando e renderlo magari diverso da quello che è in origine facendo dei loop facendo delle cose facendo dei messaggi particolari eccetera devo dire che io mi diverto quando, quando uso il controller io mi diverto perché mi dà più possibilità di essere creativo rispetto al vinile amo il vinile perché se voi ci fate caso questa è casa mia lì ci sono parte dei vinili ma ho 50 cartoni chiusi perché non so dove mettermi voglio dire e, e quindi io per me suonare con il vinile spesso lo faccio voglio dire infatti su youtube ci sono anche dei DJ set fatti col vinile eh, però voglio no, dire, senza, contare non un altro, senza contare un altro vantaggio del digitale che noi quando suonavamo in vinile ci portavamo due, tre, quattro al massimo bauli di dischi più di quelli non potevi avere e quindi avevi anche una scelta, una scelta limitata dovevi fare una scelta Lì, hai a disposizione, basta che ti porti un hard disk e dentro hai, io per dire ho tre hard disk o l'hard disk dentro al controller, hai 15, 16, 20.000 tracce, puoi anche spaziare di più, Ci puoi, ti, ti puoi divertire anche a tirar fuori... E lì, i lì, devi essere, eh, lì devi essere bravo, devi essere bravo a eh, usarle queste 15, Però, ecco, tracce. però anche Perché qui... se poi dopo ti porti dietro 15, 16000 no, tracce però... e succede come succede... Come... Sappiamo benissimo, poi ti ritrovi a sentire sempre i soliti cinque pezzi. No, infatti, però anche qui ritorniamo al discorso che faceva lui prima quando diceva che forse i ragazzi di oggi rispetto ai nostri tempi, no? Che noi anche nelle situazioni di, di difficoltà che si presentano durante una serata, noi ne usciamo comunque vivi. Perché? Perché abbiamo un background, perché conosciamo tantissima musica. Sì, però io non voglio nemmeno che possiamo non andare indietro. Io mi sono sì, accorto veramente. che questi ragazzi di oggi quando c'è il momento di panico, eh, difficilmente ne escono fuori, perché comunque, al di fuori di quei 10, 15, 20, 30 pezzi che suonano attuali, non riescono ad andare indietro come facevamo allora, noi, capisci? Dobbiamo chiarire però una cosa. Eh, innanzitutto qua non si sta demonizzando uh, la nuova generazione no anzi, no 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 anzi, no, no, no si, sta, sì, sì. si sta apprezzando si sta chiaramente più, più facendo, facendo una differenza esatto. di, uh, del modo di lavorare si, di impostazione nel modo in cui si, si può lavorare certo. però è chiaro che uh, una cosa è certa mentre prima voglio dire per arrivare a fare quello che abbiamo fatto cioè a fare il DJ eccetera ci volevano sacrifici, ci voleva passione eccetera oggi è più facile per cui oggi è anche, voglio dire, un improvvisato può venire a mettere la musica e allora che cosa succede? Che si crea la confusione, capito? Cosa che non c'era prima, perché prima, se tu analizzi, 30 anni fa c'erano i DJ, quelli erano. Cioè non è che c'erano 80.000 DJ per cui poi ce c'erano 10 buoni, ok? Buoni nel senso che erano quelli che lavoravano. C'erano tanti DJ, non come oggi, perché una, una volta a fare il DJ dovevi comprare i dischi, non c'è niente da fare, ragazzi. Cioè, cioè, dovevi mettere mano alla tasca e dovevi comprare. Hai capito? E quante volte io andavo a comprare? Io fortunatamente, lavorando a Radio Kiss, Kiss facevo eh, due serate a settimana, mi potevo permettere pure di spendere tot euro, per cui avevo la capacità di poter suonare tot dischi nuovi a settimana. Quando uscivano, perché c'erano pure settimane che magari il mercato era magro, per cui non usciva niente, quindi eri costretto a non comprare niente, però spesso e volentieri. Quando usciva un pezzo, ce l'avevi solo tu e facevi la differenza. Allora, oggi, essendoci, ci sono tanti ragazzi nuovi che io conosco che sono bravi, sono bravissimi e che hanno, vedi, ecco perché ti dicevo il fatto del tractor: non va demonizzato perché ci sono dei ragazzi che, rispetto a quello che io l'uso che ne faccio io del tractor, lo fanno volare sì, sì, e no, non solo no. quello. Conosco dei i, i giovani bravi, produttori che hanno talento e roba, vale che usano il tractor, usano la drum machine, usano la tassiera. Sì, sì, cioè, no, e, io, non sono, io non sono in grado, però poi anche, ci sono tanti, anche tanti cani perché sono quelli improvvisati. Perché dice ok, io stamattina mi sveglio faccio il DJ, sì, magari penso. con il CPR vado a lavorare, capito? Questo è il diciamo, è il brutto oggi di questo, di questo settore, è complici, cachet, sia, complici sia gli improvvisati sia i PR che magari. Guardano solamente la tasca, per cui l'amico fallo suonare non fa niente, non me ne foto di quello che eh, sì, sì, c'è cioè sì. la musica che mette, roba varia, capito? Cioè, però io credo sempre una cosa: guarda, un vecchio detto napoletano non sbaglia mai, capito? E il vecchio detto dice: Chi non te ha paura, non si cocca che femmina bella. Chi non ha paura, non va a dormire con le donne belle. Allora, se tu sei bravo, se hai una cultura musicale, metti la musica bella, non puoi mai sbagliare. Trovi yes, sempre e devo dire la verità: io ho trovato diversi eh, imprenditori che hanno dei locali che hanno fatto questa scelta, capito? Hanno fatto la scelta di dire: Ok, io, appunto, il mio è un locale di qualità, per cui la musica deve essere di qualità. Fortunatamente, c'è gente in questo settore sì, che sì, la vero. pensa in questo Pochi, ma ci sono. Capito. Sì, sì. Eh, pochi, sì. ma ci sono, e eh, allora, giustamente, uno fa delle scelte. Io, non scelgo, io sì. difficilmente scendo a compromessi proprio perché non mi piace, capito, io non, non mi sono mai venduto in vita mia a, e non sono mai sceso in compromessi sotto questo punto di vista. Però, alla fine voglio dire, eh, se eh, pensi e ritieni di essere un prodotto che dà qualità, allora ti devi andare a scegliere le location e i posti. Di qualità non puoi andare a suonare nessuno Do, nel supermercato, co, condivido dire. in pieno: Gesto. io sono 18 anni, Fernando, che vado a suonare a Forte dei Marmi in un locale dove faccio aperitivi. Eh, e faccio le serate tipo come stai facendo tu. Perché ho trovato un, un, un gestore di questo bagno che mi dà prima di tutto, la possibilità di suonare musica di qualità, e poi, secondariamente, una persona seria paga, puntuale, e non ti dà 50 euro. Quindi comunque lui premia oh, la ma... professionalità e comunque eh, facendo così crei anche eh, un certo tipo di pubblico e selezioni il pubblico, perché tu calcola che in Versilia ci sono 50-60 km di litorale dove ci sono un sacco di locali, sai, di bandi, allora, dove fanno ma, serate, questo... ma fanno tutte le stesse pro... cose, capito? È proprio questa, questa l'arma la, vincente, perché tu alla fine se vuoi differenziarti, no? E devi fare solo una cosa che, di, di qualità che sia, diciamo, fra virgolette per quanto possa essere possibile, unica, ok? Se no, altrimenti diventi uno fra i tanti. Esatto. E a quel punto, sai che cosa? È? Questa è la guerra dei poveri, ok? A chi butta a terra praticamente? E non va bene così, non funziona così, capito? Almeno per quanto mi riguarda, a me non mi interessa la guerra, la facessero gli altri. Cioè io non sono tranquillo, mi dedico alle mie produzioni, faccio, faccio tante cose belle. Okay, infatti, e... ora, ora parliamo un attimo, ora, ora delle arriviamo tue produzioni. A, al momento della, della, della pagina produzioni legate a Fernando, perché sappiamo eh, se ne parlava appunto anche prima, fuori onda di, di, di tanti progetti, di tante cose nuove. Quindi, comincia un po' a raccontarci quando è che hai cominciato a, eh, a produrre e a realizzare la musica diciamo oltre che proporla no, diciamo materiale. che io eh, ho iniziato a fare i miei primi pezzi su, su discoid su, su mm nel, nell'89 90 91 più o meno poi c'è stato un periodo in cui eh, ho abbandonato un po le produzioni per dedicarmi alle serate e nel 2000 invece eh, siccome poi Molti non lo sanno, ma io in realtà io ho sempre fatto, ho spaziato dalla, dalla House alla house commerciale, quando ero in radio su Bavaria. Eh, ma ho sempre suonato molta dip, sempre. Pure quando facevo il disco live, a Radio Geschisse, la prima parte della serata mi piaceva tanto e ancora oggi ho tanti dischi che ringrazio Dio di aver comprato, perché sono delle pietre miliari che non si trovano a volte nemmeno su YouTube, pensa mi devo rippare il vinile per mettermelo praticamente in mp3 e roba varia e ehm, nel 2000 siccome io poi ho sempre fatto eh, mi è sempre piaciuto suonare sia la dip che la chill out che il down tempo eccetera ho messo su questo gruppo eh, seller 55 seller 55 che praticamente eh, ha tirato fuori questo album su undiscovered che si chiama 0204 e dove ho fatto praticamente degli inediti e soprattutto poi un, un paio di brani che hanno avuto tanto successo. Era il momento in cui andavano molto forte le compilation da Caffè del Mar, Hotel Coast S, Buddha Bar, il periodo d'oro della musica chill out e roba varia. Ho fatto la cover degli U2 di With or Without You che ha avuto praticamente un successo incredibile, è stato in qualcosa come 50 compilation. ho fatto tre, tre compilation Buddha Bar, una compilation Hotel Coast S, insomma, ho fatto. Tante 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 tante. Radio Monte Carlo ha fatto quattro compilation, insomma, ha venduto tantissimo ed è stata una, una bella soddisfazione. Poi purtroppo è un progetto che ho dovuto abbandonare perché eh, è un progetto che io ho fatto con eh, i miei amici che saluto Alessandro De Florio, Paolo palini Paolo Chiari, eh, a Terni. È un progetto che io, infatti, sono stato quasi un anno e mezzo a Terni per, eh, per finire questo album. Poi ognuno di loro ha preso una strada diversa perché giustamente eravamo anche lontani. È un progetto che era un po' eh, insomma, da parte mia, anche un po' impegnativo perché poi quasi ogni weekend, tra serate, eh, mi dovevo spostare, andare e venire da Napoli per Terni, cose insomma, era diventato pure un po' eh, impegnativo. E però ho continuato. Eh, diciamo che ho fatto tantissime cose fino all'anno scorso, dove ho dato una svolta. E di questo devo ringraziare il mio partner, il mio socio Gio Pacello, che è un ragazzo napoletano, un produttore in gambissima, eh, molto, molto bravo, molto talentuoso che eh, praticamente insieme a me, insomma già senza di me, è, una, è un, diciamo un produttore che ha raggiunto dei livelli abbastanza importanti, è arrivato in classifica eh, Traxxos al numero 39, insomma non è uno stupido, è un ragazzo molto, eh, molto preparato soprattutto e talentuoso e con lui abbiamo fatto una serie di, di produzioni, Prima di Gio Pacello ho fatto una serie di, di produzioni con eh, Donato Papadia, Papa DJ che è il DJ di Buttabar, eh, su, su, etichette, su etichette varie e abbiamo fatto diverse compilation. e Invece, poi, quando ho stretto diciamo, questo rapporto di collaborazione con Gio, abbiamo creato questo gruppo che si chiama The Collective, che diciamo basicamente produce Deep House. Mh, anche House, però soprattutto prevalentemente di House, e abbiamo avuto tante soddisfazioni, siamo usciti su etichette come Nervous, come Records, come Large, eh, come la Phoenix di Andy Raid, eh, No Fast dei Season, eh, siamo usciti su eh, la Space Disco di Atiras eh, con diverse produzioni. Eh, ieri, proprio l'altro ieri sono uscite le ultime due produzioni su una su Nervous che si chiama So Sweet, e un'altra su iRecords che è Teach Me, che è un rifacimento del vecchio pezzo di Dina Washington, di Teach Me Tonight, molto belle. E in preparazione ci sono due album eh, per quanto riguarda il discorso di Paus, e poi parallelamente abbiamo un altro progetto che si chiama Afro-D, sempre io e Gio Pacello, che praticamente eh, ha sonorità più Afro-House. E fra l'altro. Approfitto per farmi un po' di pubblicità, lo trovate anche <ride> su Budabar Assolutamente Bar. sì, assolutamente sì. Buttabari in disco è veramente una chicca <ride> è clamorosa, è bellissima e su questo, allora. su questo Buddha Bar sono uscite praticamente sia è uscita una traccia di uh, Afro che una traccia che ho fatto con, uh, sempre in collaborazione con Gio. però è Lars che è l'altro mio, mio pseudonimo uh, Lars è Papa DJ uh, è uscito insieme a Afro è un pezzo molto bello che era uscito su Union Records questo pezzo è stato licenziato poi da Buddha Bar eh, devo dire la verità non mi posso lamentare perché dal punto di vista di produzioni sforniamo come il pane e spero sempre di continuare a dare sempre più soddisfazioni vedi il discorso che dicevi prima tu Fabio eh, io quando, ero, quando suonavo 15 anni fa, 20 anni fa guardavo la Nervous guardavo la Records, guardavo la eh, Large come etichette e sono ancora oggi etichette importantissime però sai Oggi essere uno dei Beh, produttori certo. in quelle etichette eh, per me è una punta d'orgoglio. Cioè, io ho sempre recensioni, sono sempre messo in classifica da Kemi Yost, da gente come Brian Tappert. Cioè, voglio dire, alla fine per me sono soddisfazioni. Eh, mh, però c'è sempre quel fatto di volersi sempre migliorare, hai capito? Assolutamente cioè, perché, no. no, no ma perché, come... perché quando sembra che tu sia arrivato a un punto, cioè, il successo è pure facile raggiungerlo, ok? Però è difficile mantenerlo, capito? Poi, poi... Eh, però, hai, hai da secondo me dalla parte tua: eh, il, oltre che il talento e la bravura a sfornare grandi prodotti, io eh, fra i tuoi e anche quelli di Joe ne ho parecchi. Eh. Che comunque no, sai cos'è? Sai cos'è? Non bisogna mai confondere perché ehm, si parte da un presupposto fondamentale: cioè, per avere per lavorare insieme a un'altra persona, no? C'è bisogno anche di alchimia, cioè, nel senso, tu devi avere le, le, musicalmente parlando, devi essere in sintonia perché, sennò non può mai uscire un certo. prodotto che un prodotto. rispecchi. cioè Entrambi le idee, capito? C'è sempre la prevalenza di, di uno o di un altro. Allora, eh, con Joe c'è questa c'è questa, fra virgolette, alchimia che va avanti da un anno. Benissimo, cioè, mi trovo bene, è una persona eccezionale. Un, ti ho detto un ragazzo talentuoso! Cioè, non eh, Penso di poter fare solo cose buone e continuare a farle con lui, però è, è sempre una questione di chimica, capito? Perché poi alla fine le cose belle nascono magari da un'idea mia o magari da un'idea sua, si sviluppano insieme e poi, boom, è scelta la situazione, capito? E eh. Sono contento, devo dire la verità: sono contento, però non mi fermo. No, non no, non non assolutamente. Per... no, assolutamente, no. Però dicevo che poi la, il mondo della musica è un mondo così vasto. Che a creare, a avere le possibilità di creare, di tirare fuori sempre qualcosa di, di nuovo e di diverso, hai un campo aperto sotto tutti i punti di vista. Quindi... Da, sì, da, assolutamente. Da poi adesso fra l'altro, eh, siccome poi non ci fermiamo mai, no? sempre, siamo sempre un vulcano di idee. Eh, proprio mh, due o tre settimane fa siamo stati a Milano eh, e approfitto per stata anche Emilio Notte, lo ringrazio. Eh, perché praticamente abbiamo finito eh, un album di Cover Chill out molto bello, particolare. Che uscirà spero a breve ma presumo dopo l'estate e poi un progetto nuovo che mi è frullato in mente da sempre e che grazie a Gio l'abbiamo realizzato eh, in collaborazione sempre con lui che si chiama House of Disco che è praticamente una serie di sono otto tracce di eh, pezzi italiani rifatti però in versione disco e disco funk più o meno per, per intenderci, okay. e, vabbè non vi svelo niente, poi magari no. quando, noi... quando se vorrete, se vorrete, noi poi abbiamo noi abbiamo la, la, la fortuna di, di, di ascoltare 30 secondi di due tracce e già ci basta così non vediamo l'ora di ascoltare il, il prodotto finale non no. no, come 30. ha detto no, no, Davide no, no, come poi... ha detto Davide quando è tutto pronto noi ti aspettiamo perché vogliamo essere eh, i primi a promuovere questa, questa assolutamente cosa. sarà un onore c'è qu qualcuno che scrive eh, avete dormito a casa mia e mi avete svuotato il frigo eccolo qua ci mancava donato <ride> vedi allora, devo dire, allora posso dire una cosa su Donato Donato vai, Papa, vai. Dia, Papa DJ che io penso che in vita mia eh, ho conosciuto tanti DJ, tanti produttori, tanti amici della notte, Donato nella sua eh, figura di DJ, ma non DJ con la D piccola, DJ con la D grande, ok. Credo che sia una delle persone più umili, più buone, più disponibili, più eh, gentili e soprattutto un professionista vero. Io non ho mai incontrato una persona come lui che mi ha, mi ha, mi ha dato tutta la sua disponibilità. Sono stato ospite a casa sua, è vero. Però non gli ho svuotato il frigorifero, non è vero. <ride> Sono stato ospite suo tre settimane fa, siamo stati a Monte Carlo, siamo stati benissimo. Ecco abbiamo altri, eh, altri personaggi che ci scrivono, sono in tanti questa sera, eh, quindi mi fa, ci fa molto piacere. E, ti ringrazio, Max. E poi c'è anche Italo, opera DJ Cultura ricerca ingredienti del successo. Quindi, grazie, diciamo, Italo! Sei ehm. sempre nel mio cuore. Grande Italo. Comunque, eh, devo ehm. dire che più passa il tempo, e più mi rendo conto che le persone, quelle più grandi, sono anche le persone più umili. Guarda, sto, lo sto riscontrando molte volte questa, questa cosa no, qui. Adesso scherzi a parte, tornando al discorso di, di, di Donato, che reputo veramente una persona eccezionale, avrebbe tutte le carte per poter, fra virgolette, snobbare chiunque. No, e invece guarda, credimi, ver veramente a parte che è un professionista unico, credimi, unico. Non, io non ho mai collaborato con persone forse lui e Gio Pacelo sono le due persone che veramente in questo momento ritengo possano essere dei professionisti veramente seri, ma veramente, veramente, veramente seri. E però veramente, guarda, credimi, è merce rara. È merce rara. E potrebbero, guarda, potrebbero veramente dire ma non mi interessa. Perché la cosa bella, sai qual è? Sia io, sia Donato, sia Gio, parlo dei, delle due persone che in questo momento collaborano con me, quindi voglio dire che collaborano da anni con me, in questo, dire, in questo momento, per dire, eh, recentemente. Ognuno di noi può può stare tranquillamente da solo, può fare la sua vita da solo, può produrre da solo. Cioè, capito? Nessuno ha bisogno dell'altro. No. Però insieme, boom. Capito? Cioè, ognuno deve avere la, grazie a te Donato, deve avere la capacità e la, eh, la consapevolezza di essere tranquillamente autonomo. Loro lo sono assolutamente, perché eh, io ma, non ho bisogno fa, fa, di loro, loro non hanno bisogno di me. Ma fate boom proprio Ciao, perché... Davide fate boom proprio perché ognuno è a un certo livello messi insieme è ovvio che poi fai boom come dici tu perché comunque quando c'è professionalità, passione e amore per quello che si fa, io credo che sia naturale che poi vengano fuori certi progetti, certe collaborazioni come dici tu eh, di un certo livello eh. perché secondo me la base di tutto c'è quello che hai detto tu prima, l'amore per la musica, la passione quando c'è quella 90 quella è, 100. Fo quella è fondamentale ovviamente, ovviamente Davide e noi eh, così molto umilmente ci lanciamo una, un invito sia a, a Donato che a Gio se vogliono essere i nostri ospiti alla una prossima una, volta che DJ viene il eh più che volentieri assolutamente, 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 sono assolutamente. sono i nostri, nostri ospiti graditissimi quindi non, eh, nessun problema per quanto riguarda il discorso, ehm, diciamo, musicale, Ang... allora scusa, no, devo rispondere, prego, Angelo, prego, prego, perché... prego, prego. Angelo è una persona eccezionale, un musicista e un cantante bravissimo, e lo ringrazio per le parole che ha scritto in questo momento. Però, Angelo, penso la stessa cosa di te, eh. <ride> Assolutamente. E, dicevo mh, apriamo una parentesi, tra virgolette, eh, che voglio Approfittando della tua presenza, eh, perché eh, si parlava come si diceva in, uh, fuori, fuori onda: eh, Napoli è, eh, è musica, Napoli ha prodotto uh, grandi cantanti, eh, grandi DJ. Eh, da, do da dove esce tutta questa verve <ride> partenopea che poi porta a avere tante belle persone, eh, grandi persone allora. che fanno musica? Io ti, ti posso solo dire una cosa perché non la dico io, me la dicono, io ho tanti amici in tutta Italia, in tutto il mondo, soprattutto in Italia che ho, non, non dalla campagna, ho tantissimi amici che mi vogliono bene e eh, mi dicono sempre la stessa cosa, tutti quanti, no? quando vengono a Napoli, perché sai eh, ci sono anche molti stereotipi su, su Napoli, su quello che è il discorso eh, della, della nostra città tanto bistrattata, però poi vengono qui vengono a Napoli e si ricredono io vengo sempre appena posto vengo sempre no no perché <ride> no, alla, fine, senso... alla fine non è, non è quello che poi vogliono far sembrare che sia insomma Napoli Napoli va vissuta Napoli va eh, amata va sentita va, eh, però vedi a maggior ragione Donato, a maggior Donato, ragione ha, Donato ha detto che è a disposizione salutiamo Donato che no, <ride> va a termine sì, sì. ciao Donato Facciamo grazie in no, però a maggior è... ragione secondo me allora cioè, vale ancora no, di più? Questo noi, discorso, abbiamo, noi, abbiamo una, una, noi abbiamo un grande pregio. Parlo di napoletani, no? oltre a essere sempre disponibili, sempre come si dice eh, a disposizione per qualsiasi cosa, eccetera. Noi abbiamo una grande anima. Allora, solo chi ha una grande anima, chi ha cuore, no? riesce poi ad esternare queste cose in maniera forse diversa. Ma questo non vuol dire che. Siamo migliori o siamo peggiori di qualcun altro. Io sono sempre del, per l'uguaglianza. Siamo tutti, ognuno di noi poi la esprime in un modo diverso dall'altro. No? Noi però, come popolo, come cultura, come noi abbiamo un'anima, abbiamo il cuore. Capito? Forse è questo che noi mettiamo in quello che facciamo. E allora, è proprio per questo che forse su certe, in certe situazioni possiamo magari. Dare qualcosina in più, ma questo non vuol dire che, voglio dire, Lucio Dalla non era napoletano, è De Gregorio sì, certo, non è allora. napoletano, voglio dire, però, diciamo che. Di nostro, il... io, ti spiego, io ti dico il mio punto di vista da napoletano mm. e ti dico che noi, quando facciamo una cosa, mettiamo l'anima, mettiamo il cuore, mettiamo tutto quello che ci abbiamo, Ma perché siamo un popolo che è così, cioè diversamente, però... non, non possiamo essere, capito? Però è anche vero che ce l'avete nel DNA perché comunque se tu sì, parli della musica cioè la musica italiana nel mondo e, e questo te lo dico anche perché vale per me io lo dico sempre anche quando parlo con la mia compagna che anche lei è un amante di musica, della musica cioè la musica italiana nel mondo è riconosciuta per la musica napoletana perché i classici i classici della de musica italiana sono tutti pezzi napoletani sì sì questo è vero cioè, Elvis Presley quando ha cantato ha cantato Sole Mio o uh, torna su, rientro, non ha cantato <ride> altre cose. Quindi, Questa... secondo me, è una cosa che avete proprio nel DNA: la musica. Noi qui abbiamo, abbiamo tante belle, tanti bei posti, tante belle uh, location che eh, suscitano anche un po' di uh, magia. Capito? Cioè, quindi non è solo un fatto ehm, culturale, un fatto caratteriale del popolo napoletano. Napoli, come la Campania, come tutti i luoghi della Campania, dire, è una sorta di... è chiusa, in una, una palla magica, eh, capito? Allora è tutto un insieme che poi produce queste cose, capisci? Non è... c'è è difficile spiegarla questa cosa perché se non stai qui, se sì, non sì, vivi no. la città, perché guarda, sembra assurdo. Io, ti, io adesso ti dico queste cose, no? Tu magari stai lì, vieni un mese qui, e ti basta un mese, guarda, per, anzi, forse anche di meno. Vieni un mese qui e vedrai che come le parole che ti sto dicendo io questa sera, no? Poi eh, tu dirai. quello Corrispondo... che. È, okay. è vero, è così, è così. E io vedo sempre più video no, su Instagram, su TikTok e roba di persone che si trasferiscono a Napoli e dicono no, io avevo un preconcetto, cioè io adesso mi sono proprio trasferito, cioè vivono qua, perché vogliono stare qua, hai capito? Cioè, qui c'è tutta un'altra atmosfera, voglio dire ogni, ogni città, ogni regione, ai, ai suoi pregi, ai sì, suoi eh, difetti, no. le, le no, sue atmosfere, no, le sue magie. No, Noi ce l'abbiamo questo, purtroppo ce l'abbiamo, non possiamo fare niente. Purtroppo, per fortuna. No, 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 assolutamente, assolutamente. Io Ora invece com'è no. il, discorso, il discorso legato in prettamente invece all'Aus, che anche, anche in, quel, in quel settore, diciamo, Napoli è sempre stato, e il Sud in generale, e per noi del nord è sempre stato visto come una, la patria dell'Aus no? in, in Italia. Ma guarda, devo dire la verità: mm. Napoli è sempre stata una delle poche città che ha accolto forse le serate house più belle in assoluto e, e parlo sia come guest che come resident noi abbiamo uh, dei DJ a Napoli che sono comunque Long, hanno, fatto, sì, hanno, fatto, hanno fatto la storia del, del clubbing a Napoli anche, anche Domenico, il ragazzo che ha scritto prima Domenico Mennito è uno dei DJ storici che insomma faceva house, faceva techno insomma voglio dire e ancora oggi abbiamo esponenti della nostra regione che continuano a produrre situazioni veramente importanti, cito Marco Carola per dirti uno che mi Joseph Capriati, capito? Quelli che hanno comunque raggiunto e hanno esportato la napoletanità Diciamo fuori, all'estero, in tutto il mondo, hai capito? E Kenny Carpenter arriva a Napoli. Sì, ha ragione Daniele Beh, Sarti, bene. sì, e non a caso. Per cui, cioè, voglio dire, eh, c'è tutta una scena house napoletana che ancora oggi, ancora oggi produce, lavora, eh, anche se magari, sai, fa eh, oggi quel tipo di house. È ristretta, sai al club sì, certo, certo. 200, sì. 300 150, a volte anche eh, 70 persone a mo' di boiler room per dirti, però sì, sono sì. belle situazioni capito? Ed è, ed, è, ed è quella scena quella scena la scena nuova house non, non esiste cioè non, non vedo, perché tutte le situazioni che si creano e che si fanno, grande Alex grande Alex anche io ti voglio bene eh, si creano praticamente, sono tutte alternative, non sono... Vedi, pure questo ragazzo che ha scritto prima, Alex Alessandro, è un ragazzo eccezionale, un DJ bravissimo. Lui ha una cultura musicale che spazia dalla deep alla soulful, cioè un ragazzo che veramente ha cultura musicale. Però vedi, guarda, magari poi... Eh, c'è cioè, il club uh, importante, deve suonare magari uno che non sa non ha né arte né parte. Questa purtroppo è una pecca che non penso ci sia solo a Napoli. Mi no, 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 sia cioè, è una cosa. Un ma di però devo dire che anche alle, cioè noi, noi siamo molto esterofili, no? Però devo dire che siccome io vedo, mol, cioè vabbè, seguo la musica, compro, sono ancora dentro a questo mondo al 100%. però eh, vedo che anche in Inghilterra c'è quella proprio quel gruppo di DJ. Per esempio, io seguo molto la The le serate che fanno con la Glitterbox. E alla fine sono sempre quelli, cioè anche loro non allora, è che Davide, crescere. Sono sempre quelli. Io, io parlo sempre per uh, partito preso, nel senso che sono sempre dell'opinione che, uh, quando una persona, un produttore in questo caso, uh, aspira magari a un'etichetta roba varia eccetera, eccetera. Io, per esempio, sono uscito su delle etichette molto importanti, tipo la Nervous, tipo la Erecos, eccetera, eccetera. Non sono ancora uscito su Defected. Gio Pacello invece è fresco, fresco di contratto con la Defected, per dirti. Però anche lì, voglio dire, il discorso non è tanto eh, il gruppo chiuso perché ci sta c'è stato con la Urbana di David Penn per dirti che alla fine voglio dire l'etichetta di David Penn è, è anche lì è, è un po' una cerchia ristretta lo è stato per la serie Production c'è cioè per uh, la Salted di Miguel, Miguel Minch cioè, ogni etichetta chiaramente ha i suoi produttori più è selettiva l'etichetta meno produttori entrano perché giustamente essendo un'etichetta selettiva ha bisogno di quel tipo di sound che se no glielo dai giustamente c'è cioè, ti attacchi a questo punto è vera anche una cosa: se tu puoi fare un pezzo che è bello, che ha il mood giusto e che è fra virgolette anche una hit, tu non hai bisogno poi dell'etichetta, no, nel cioè, eh, senso eh. cioè, si vende da solo il pezzo, hai capito? Eh sì, 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 allora, eh, no, io sforza... parlavo del discorso no. del DJ che, che viene chiamato a fare le serate, vedo che anche lì non è che ci sono molte. Uh, molti ragazzi nuovi che escono fuori, vedo che la gente no, no, perché lei... no, perché anche lì io poi. Uh, ho avuto modo di parlare con DJ importanti eh, perché mi incuriosiva anche il discorso di come funzionasse insomma, questo mondo del, del roster, delle serate, roba variabile, delle gig e, e anche lì c'è una mafia, anche lì eh, esatto. c'è certo. addirittura, addirittura ci sono dei, dei promoter, delle, delle agenzie che pretendono praticamente tutto il 50% di tutto quello che fai ma non parlo della serata che tu prendi dove tu prendi il 50% in quanto agenzia, io parlo di, della produzione, Beh, del, sì. di qualsiasi cosa che sia relativa all'immagine e al mio nome, l'agenzia dice tu vuoi lavorare, io ti metto a lavorare, però mi dai il 50% di tutto quello che tu fai. Cioè ci, ci sono DJ che hanno accettato questa cosa, punto di lavorare. Hai capito? Quindi c'è cioè, Ogni mondo è paese, anche lì ci sono tutte quelle situazioni eh, strane, quelle eh. situazioni... Allora vedi, entri poi in un meccanismo dove, torniamo sempre al discorso che dico io, se tu vuoi lavorare ma non hai in mano i presupposti per poterlo fare, ok, è difficile, devi scendere a compromessi. Se tu fai una hit, no? Eh beh, ovvio. Ti chiamano loro a te. Cioè, e alla fine, alla fine cioè, il, il discorso va tutto è un cane che si morde la coda e siamo sempre là vale per le produzioni vale per le serate vale per le etichette vale per i locali vale per tutto capito? Cioè, se tu sei valido ci sono due opzioni o persegui quella che è la tua, la, il tuo ideale di musica e devi trovare chi apprezza quel discorso altrimenti c'è cioè, gente che, ti, che fa, fa musica da 40 anni ma sta sempre là sì, sì. Perché non Grazie. scende a compromessi, giustamente? Eh, perché magari Ma. ognuno è fatto in un certo modo. Poi c'è gente che magari scende a compromessi, allora poi sì. a quel punto, eh. voglio dire: è, è, questa, è, questa è la scena in questo senso, qua. Però, ovviamente, ragazzi, cioè, non, ogni mondo è paese, eh, voglio dire, c'è. Cioè, Ciao Enrico, eh, ogni, ogni mondo e paese e c'è comunque sempre, e sempre stata questa situazione. Hai sì. Oggi è più difficile perché ti ripeto, eh, tra domanda e offerta c'è cioè, un'offerta che fa paura. Cioè, sì. Fa veramente paura. Allora è più facile, fra virgolette, perdersi hai in questa situazione che magari per un. Uh, Trovare magari un discorso di qualità e eh, ti ripeto: c'è purtroppo, fortunatamente, ancora qualcuno che crede nella qualità e quindi sceglie la qualità e non sceglie la, il compromesso. Hai capito? Questo è quanto sì. posso dirti su questa cosa, poi ragazzi. Cioè, eh, noi siamo qua io che ti devo dire con, eh, in un anno con The Collective abbiamo fatto 45 produzioni siamo 200 numero 204 al mondo come DG produttori eccetera eccetera però nessuno ci chiama pur essendo uscito su etichette roba varia ma perché? perché non è ancora cioè non, non ci vuole tempo per fare determinate situazioni ci vuole molto tempo capite poi devi sì. perseverare eh, non no, puoi no, rimanere no, lì no. al palo aspettando che qualcuno ti chiama ti devi creare tu le tue opportunità sì. Beh. Prima o poi verranno. Eh, sì. Nel frattempo uno che fa, noi lavoriamo. Eh, e... Siamo Siamo Voglio salutare il grande Antico Domingo Alessandro, che con le, sue dire... con le sue dirette di Casa Magic, ragazzi, è uno spettacolo. È stato il eh, nostro ospite, è stato un piacere, anche poi lo aspetteremo. Antico, ti ricordi? Sì, come no. Lo saluto, U, anche U. se non lo conosco. Fernando, una, una, una domanda da un milione di dollari prima di chiudere questa splendida serata insieme a te: eh, tre, tre pezzi della tua storia di DJ producer che ti possono tre pochi, ora, che rappresentare. Tre sono pochi, va bene? Io te ne dico tre per i miei pezzi. <ride> no, in generale, C'è no, okay. qualcosa che ti, che ti è rimasto e che allora, facciamo, te, la, te la pongo in maniera diversa se dovessi iniziare una serata veramente storica, dammi i primi tre pezzi che, che metti. Mm. Eh, <ride> sapete, mi metti in difficoltà. Possiamo fare so. che poi so. al Allora, no, uno te lo do, uno, il, primo, il primo te lo do perché piace anche a Davide, lo sa qual è, che fra l'altro gli ho inviato un remix esclusivo che avevo fatto ed è Beh. Finally, Finally dei K.O.T. Alla fine i promo, ragazzi... Li abbiamo sempre qui, in un modo o nell'altro. <ride> Poi, Dici guarda, altro. sembra strano, ma io sono molto legato a un altro pezzo che è LUD. Dopo no, eh, Finally, Lud, eh, per me ragazzi non, non si passa avanti. E poi c'è un pezzo in particolare che a me piace molto che eh, ho anche tre, tre vinili di questo pezzo perché uno non mi bastava all'epoca. <ride> Siccome era un po' sboffoncello, ne ho comprati tre. Eh, okay, L'abbiamo fatto tutti questa, questa cosa qui. Eh. Ed è il Respect eh. di Aretha Franklin. Oh, okay? Che io adoro, non mi dice niente anche se non c'entrano niente, magari uno con l'altro. però Tutti, no, che hanno segnato un po' la storia, soprattutto Reta Franklin su Arista. Che ragazzi, cioè, voglio dire, non, non si passa proprio avanti. Cioè, Reda Franklin con rispetto, mm -hmm. stiamo parlando della storia della musica. Eh? La storia della musica, veramente mm -hmm. la storia della musica, ma ce ne sarebbero tanti altri! ci Sarebbe cioè, uh, Franklin Kolls, cioè, ma ragazzi, cioè ci vorrebbero sei valigie di rischi, sei borsoni pieni di questi rischi e ognuno più bello, uno più bello dell'altro. Io ce l'ho tutti là, ce li ho, ho, ho qua sotto, Guarda, non so più che cosa, cioè dove metterli, capito? per cui ce l'ho sempre appena, anche allora. se non li devo montare devo montare i piatti perché ce li ho ancora giù in, in garage, quindi appena ho la possibilità metto a fare un po' di, di jing con il viso. ah no, io ce li ho sempre attaccati, io non, <ride> non, non riuscirei a stare senza i miei giri. No, no io ho appena ristrutturato sì. casa, per cui praticamente non ah, ho avuto modo ancora però... di eh, devo sistemare prima i vinili, devo catalogare, ma figurati, ho 40 I, cartoni sopra. I nostri bambini li chiamiamo. I nostri bambini, bravo. Bravo, allora, Sandra dice Alessandro dice sono duemila i pezzi top. Eh, Fatti ragione. Eh, ma è stato, è stato pure un po' con la manina tirata Con eh, <ride> la tirate. Poi se vedi la sua collezione, è altro che duemila eh, Cioè hai voglia. Va bene, no, no. caro Fernando, siamo arrivati a, a, alla fine. È stata veramente una, una serata ricca di, di cose interessanti. Sei un, oh, il pozzo dei desideri della... Del mondo della, della discoteca, anche perché comunque la tua esperienza e quello che hai fatto, eh, ovviamente è fonte di, di interesse e di, di riuscire a, a rubare, a catturare anche delle, delle, delle cose che magari fino a quel momento non avevi non avevi mai, mai apprezzato. E ti invitiamo già. Per una prossima volta, quindi quando avrai i progetti No, pronti, facciamo, facciamo la presentazione dell'album, del, appena possibile. Assolutamente, più appena che ci più ci volentieri siamo, siamo sempre... Di essere vostro ospite di nuovo. Grazie. Però non mi devo perdere la puntata con Papa DJ, eh? Assolutamente, no, noi anzi. li aspettiamo, anzi, se, se vogliamo fare Andiamo... una cosa all together, insieme, più che volentieri, siamo... Assolutamente, assolutamente, ragazzi. Ringraziamo, vi ringraziamo. Ricordiamo, ricordiamo che questa puntata potete ritrovarla sulla pagina Facebook di Oli4DJ e anche sul canale di YouTube eh, di Davide Buffoni, eh, dove sono caricate tutte le anche vecchie puntate che abbiamo messo in onda fino, fino adesso. Grazie ancora, Ferdinando, è stato veramente bello. Grazie, un ragazzi. Grosso, grazie grazie. Ricamb ricambio e vi saluto. Vi aspetto a Napoli. Assolutamente, assolutamente, soprattutto, assolutamente, soprattutto quello a destra, vedi là? Quello di là, quello che sta eh, in isola. Quello che sta in eh, isola. Là, perché voi mi avete, messo, mi avete messo in mezzo stasera. Eh, perché, no, perché poi lui, lui si è speccato e quindi per, per inserirlo <ride> lo, si è spostato Ma soprattutto mi è sparito tutto, mi c'era scritto <ride> una frase strana, m ho avuto problemi a ricollegarlo. Dunque, grazie ancora, saluto tutti quelli che sono intervenuti. E quelli che guarderanno praticante. poi questo video successivamente. Spero che qualcuno che si è perso insomma, la, la, la puntata questa sera se la riguardi. Eh, no, ma ce e ne sono che sono tanti che lo fanno, quindi che dici, ragazzi, di... grazie ancora, grazie ancora, grazie, vi abbraccio, Napoli vi Mi vuole vola. bene, A io te. vi voglio bene. Anche noi, anche noi con una frecciata non e, se n'è accorto. forza Napoli. <ride> ma io guarda, siccome tifo spezia, la cosa mi nascende ferma. Eh, eh, vecchio Marchione. Eh. Sono in Serie B, capito? Non... Sì, 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 vai, vai. Vi abbraccio. Cioè, ragazzi, non non mi, ricordo, non, non mi ricordo che ieri sera ci sia stata una partita. no no Era una macchina, no. ma noi. Ecco, ecco. Ieri. Grazie ciao a Pernando, tutti, grazie. Ancora, buona grazie. serata. Ciao, ciao ciao Davide, allora è stata una puntata interessantissima. E, Ferdinando, ospite eh, un po' e ricco di, di cose. Penso che abbiamo parlato, forse diciamo, una, un 30% di quello che potrebbe essere il mondo di Ferdinando sì. opera. Allora, parliamo mio, della prossima eh, settimana. Eh, è quello che poi ci succede un po' con tutti i nostri ospiti. Esatto, comunque... sì, perché poi dopo piano piano, piano piano, piano piano andiamo a Poi siamo a vecchietti, abbiamo vecchietti. tante cose da raccontare. Eh, lo so, lo so, lo so. Settimana allora, sì, sì, frattempo... Prossima settimana abbiamo qualcosa da lanciare nel frattempo. La prossima settimana passiamo da Napoli a Roma. Perfetto. E avremo come ospite Massimo Berardi. Eh, quindi altro personaggio eh, diciamo di un certo spessore. Eh, DJ, anche lui produttore romano e quindi ci faremo raccontare anche da lui dei belli aneddoti e soprattutto anche i progetti che so che ha eh, in, in futuro eh, perfetto, quindi, allora vi aspettiamo. aspettiamo lunedì prossimo sempre 21.30, sempre la pagina Facebook di Only4DJ, grazie a tutti, grazie Davide ci becchiamo ci online ciao, ciao. ciao cari, buona, buona serata morte. ciao ciao, 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 ciao.